Sì. Buonasera a tutti. Importante vittoria per noi, uscendo da un paio di partite in casa che non sono finite come volevamo, però non abbiamo smesso di allenarci bene. Io ho già elogiato i ragazzi altro ieri che hanno fatto un'ottima settimana, ma anche prima di quella, nonostante quella ci è mancato focus nella pallacanestro, e quindi senza quello e la famosa serenità non si va lontano. Comunque per noi è importante, abbiamo fatto un'ottima gara, meno i primi 5 minuti nel terzo quarto, dove abbiamo permesso alla squadra di Reggio Emilia di tornarci con la intensità difensiva, con alcuni tiri anche presi con coraggio, l'unica maniera in quale potevano tornarci, ma poi siamo stati veramente bravi a ritornare con una calma dopo un time out di rigiocare la nostra partita come l'abbiamo preparata. Penso che l'errore tipico, essendo stati più 12 mi pare il primo tempo, dopo due quarti siamo tornati un po' molli nel secondo senza energia, muovendoci anche senza il sprint necessario per questo tipo di partita, però comunque una vittoria importante, e andiamo avanti a lottare in questo finale di campionato per entrarci in lotta per il playoff. Ci sono domande? Posso chiedere al coach, insomma, qual è stato forse il momento più delicato della partita? Lei ha detto che sono stati 5 minuti del terzo quarto, cioè se è stato forse un vostro caso, è stata leggere probabilmente. A tutte e due, noi le abbiamo permesso questa intensità che succedesse in quei primi 5 minuti con la nostra, secondo me, poca energia e poca concentrazione di voler giocarla con la stessa energia come il primo tempo. Questo non possiamo permetterci, noi soprattutto, perché ovviamente non solo in campionato italiano, ma ovunque 5 minuti bastano per capovolgere qualsiasi vantaggio, e siamo testimoni ultime partite anche in Eurolega che succedono queste cose, quindi noi dobbiamo capire che ogni pallone è importante, ogni giocata difensiva è importante, le regole sono importanti, non dobbiamo uscire dal game plan, perché con la disciplina possiamo raggiungere l'obiettivo che è la vittoria. Quella disciplina è necessaria, 40 minuti, non 35. Sì, come l'ho detto, noi non molliamo, anzi, con tutte le forze, con la unità che ti assicuro che lo siamo, quelli che lavoriamo quotidianamente, assolutamente, abbiamo bisogno di unirci tutti quanti, tutta la Virtus si deve unire. Sì, ma aveva anche un po', lui ovviamente, non essendo al top della forma, ha patito un po' anche gli allenamenti, però una scelta tecnica. Ok, perfetto, grazie mille. Prego. Bene. Altre domande? Se non ci sono altre domande, salutiamo il coach. Grazie. Grazie a voi.